Benvenute e benvenuti sul podcast del T Quotidiano. Oggi vi proponiamo la rubrica dedicata alla medicina, alla salute e al benessere. I protagonisti saranno alcuni medici selezionati che affronteranno i temi della prevenzione e della cura di patologie comuni. Buon ascolto! Benvenute e benvenuti in questo nuovo podcast del T Quotidiano dedicato alla salute e al benessere. Io sono Adele Oriana Orlando e oggi mi trovo in compagnia della dottoressa Diana Valenti, medico fisiatra e omeopata del centro polispecialistico Policura presente a Trento e Rovereto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Oriana. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi di avermi invitato, quando vuoi. Eccoci. Allora, oggi io mi concentrerei su una delle sue specializzazioni. Lei è medico omeopata. Di che cosa si occupa quotidianamente? Allora, la medicina omeopatica si rivolgono soprattutto a persone con patologie croniche, generalmente, che spaziano in tantissimi ambiti. Si va dai disturbi legati, non so, alle allergie, oppure a un sistema immunitario, anche il sistema immunitario che lavora quasi troppo, quindi patologie autoimmuni moltissimo, molto diffuse ai giorni d'oggi, quindi problemi reumatici, ipertiroidismi, disturbi molto vari, ecco. Soprattutto, ecco, un grande incremento c'è stato nell'ultimo periodo, disturbi legati alla sfera sessuale, quindi problemi di infertilità, ma anche la parte sessuale maschile, quindi impotenza e altre problematiche, insomma. E quali sono i principi fondamentali dell'omeopatia nella prevenzione di queste malattie croniche? Allora, l'omeopatia in realtà classica si basa non sulla prevenzione, ma sulle caratteristiche della persona che hanno portato questa persona a essere particolarmente suscettibile a certi tipi di patologie. Quindi si fa una prevenzione, ma su una storia individuale del paziente. Questa è l'omeopatia classica, che è nata in un periodo in cui la scienza non poteva dare niente di più, diciamo, che l'osservazione dei casi clinici. Oggigiorno le biotecnologie ci hanno dato la possibilità di valutare quali siano gli elementi che si alterano in queste patologie croniche e come l'omeopatia, lavorando con questi bassissimi dosaggi, riesca in qualche modo a influenzarne le attività e portarne un riequilibrio. Oggi in realtà si parla più di low dose medicine o medicina di regolazione e grazie a questa noi possiamo più facilmente prevedere quali saranno i meccanismi alterati nella data persona e agire dando magari delle piccole parti di citofono o elementi proprio del sistema immunitario anche presenti già nel nostro organismo per poter andare a riequilibrare questi sistemi alterati. E quindi si parla già di integrazione oppure si può parlare di integrazione, giusto, con le pratiche mediche in questo senso? Allora, assolutamente sì, l'omeopatia oggi è una pratica assolutamente medica e può essere svolta solo da un medico chirurgo che abbia effettuato una scuola adeguata, tra l'altro che dura almeno 3 anni e ha 400 ore di tirocinio per avere il titolo. In aggiunta a tutto il resto che studiate. Esatto, e questo è proprio perché è fondamentale che ci siano le competenze mediche prima di tutto, e perché il medico omeopata e gli altri specialisti possono in realtà collaborare e non sono due mondi separati. Molto spesso i miei pazienti fanno delle terapie farmacologiche classiche e vengono seguiti dal loro specialista di riferimento per la patologia insieme a me. E il medico omeopata si occupa del suo tipo di terapia che va ad aiutare, insomma, a sostenere quella che invece è la terapia classica, ufficiale, che viene assolutamente gestita dall'altro specialista. E per quanto riguarda i malanni stagionali, esistono rimedi omeopatici preventivi per le infezioni virali che si diffondono durante la stagione fredda?
Allora, assolutamente sì, possono essere molti. L'omeopatia classica ci dà una grande quantità di questi rimedi, ma vengono scelti in base alle caratteristiche proprio del paziente. Quindi si va dalle modalità con cui fa malattia, dai pensieri, dalle emozioni, dalla storia, dalle altre malattie che ha avuto, che sono sempre espressioni dell'unicità e delle caratteristiche di quella persona. Unite, quindi sono dati in base a un'esperienza, diciamo, di suscettibilità magari alle infezioni virali nel periodo invernale. Aggiunte a queste si possono dare appunto questi composti di elementi anche del nostro sistema immunitario oppure piccoli rimedi omeopatici che a bassi dosaggi messi insieme possono andare a sostenere il sistema immunitario proprio per evitare che sia più suscettibile in questo periodo di fragilità. Ho capito. E invece per quanto riguarda quelli che sono gli errori comuni, quali sono quelli che i pazienti dovrebbero evitare quando si autosomministrano rimedi omeopatici? Allora, sì, questo è un grosso problema, perché l'autosomministrazione di rimedi omeopatici può causare un'errata diagnosi e quindi un'errata somministrazione. Questo porta alla convinzione che il rimedio non funzioni, ma in realtà spesso non è che il rimedio non funziona, è che non è stata fatta a monte una diagnosi adeguata. Molto spesso è difficile vederci dall'esterno, quindi come in altri ambiti è bene comunque avere uno specchio, che sia un'altra persona, un esterno, meglio ancora se competente dal punto di vista medico, che possa darci un rimando più chiaro di qual è la mia modalità, diciamo, di reagire al mondo, tra cui anche le malattie, e quindi mi possa indicare più chiaramente qual è veramente il rimedio che mi assomiglia di più e quindi che mi può aiutare. Ho capito. Io la ringrazio molto per tutta questa bella infarinatura. Grazie del suo settore, che non se ne parla forse mai abbastanza. E ci vediamo alla prossima puntata. Sarà un piacere.